Inizia da Barchi il percorso della 18ª edizione della Colle Marathon, che si concluderà alla Rocca Malatestiana di Fano, per poi dividersi a metà percorso con la mezza maratona, che invece partirà da Mondolfo. Torna la Colle Marathon, torna dopo 2 anni di stop, tantissima gente e soprattutto tantissimi partecipanti. Quanta soddisfazione c'è? Bene, tanta, perché 18ª edizione, siamo ripartiti, abbiamo avuto il coraggio di ricominciare e a questo punto dobbiamo ringraziare veramente tutti quelli che sono con noi, dagli sponsor, dalle istituzioni, da tutto il volontariato, la protezione civile, il gran lavoro delle Proloco. Veramente dobbiamo dire grazie a tutti, perché i nostri valori siamo noi che dobbiamo trasmettere i valori a tutti e l'entusiasmo e le emozioni che dà queste manifestazioni. Ecco, valori importanti, quanto è importante un valore come lo sport, poi in particolar modo una maratona? Beh, io dico che lo sport prepara la vita, la maratona è una fatica dove veramente ognuno di noi si ritrova per un obiettivo, per tagliare il traguardo, quindi non solo chi vince, ma soprattutto anche quelli che arrivano alla fine, quindi sono questi i valori che noi stiamo coltivando da tempo. Dopo 2 anni di fermo, sono contento, come ti sai, il percorso è d'oro, anche c'è oggi questa edizione, c'è i 2 atleti quasi stesso livello, ma loro c'è la probabilità per vincere oggi, perché loro fanno tutti i 2 anni, fanno le gare, è la prima maratona dopo 2 anni durissima, ma sono contento, ho fatto una gara. Oggi è una gara della testa, io non ho seguito le altre atlete perché fanno tanti cambi di ritmo, io ho fatto il mio obiettivo oggi, meno di 2.30 io ho fatto, allora sono contento. Tagliare il traguardo è sempre una grande emozione, cosa hai provato? Sì, è una grande emozione sia il taglio del traguardo sia la partenza, che su questa maratona è sempre commovente. E sono felicissima, maratona marchigiana, io sono marchigiana, quindi sono onorata di aver vinto oggi. A chi vogliamo dedicare questa vittoria e soprattutto come ci si prepara per una vittoria così? Allora, preparazione, non faccio preparazione specifica perché io faccio lunghe distanze, quindi sono sempre bene o male in allenamento. E la dedica la faccio al mio allenatore, Fernando Corradini, che vabbè, se sono qui è grazie a lui, e a Luigi, che è il mio compagno, che insomma mi sostiene sempre. Quanto è importante tornare ad una maratona e quanto è importante lo sport visti i 2 anni diciamo che abbiamo passato? Allora, lo sport è importantissimo e tornare a una maratona così, con questo tifo, con tutte queste persone, significa rinascita e speriamo che duri adesso per sempre, che non abbiamo ancora periodi come quello passato.